una bordata paurosa dai 30 metri, una punizione magistrale, un siluro che si infila alle spalle di Ramon e che vale da solo il prezzo del biglietto. Il gol di Tony Lio al 29esimo della ripresa regala al Sambiase la vittoria nel derby con la Rossanese ed il primato in classifica nel girone I di Serie D. Fatica però troppo la squadra di Alessandro Erra per avere la meglio sulla compagine guidata da mister Mauro Zampollini, ancora in fase di allestimento. Tra i giallorossi, consueto 4-4-2 con Galantucci Mandarano coppia d'attacco, mentre ancora fermo ai box Nicola Slaviano. Al quarto, Masciari impegna Ramunno con un tiro cross che l'estremo difensore devia in angolo, sugli sviluppi del quale ci prova ancora Masciari, senza inquadrare la porta. La rossanese è ordinata e ben messa in campo e prova a farsi vedere in avanti al 15esimo, quando Cristaldi prova dalla lunga distanza ma non c'entra il bersaglio. Poco dopo, punizione dal limite dell'area ospite per il Sambiase, con Lio che impegna seriamente Ramunno. Ancora il numero 10 giallorosso pericoloso al 23esimo, quando conclude sul fondo dopo una bella combinazione con Curcio. La rossanese non sta a guardare, al 25esimo Martino si inserisce e spara in porta, ma Andreoli c'è. Ci prova ancora la squadra di Zampollini al 33esimo, ma Cristaldi su corner di testa non c'entra la porta. Sul ribaltamento di fronte, Mercuri serve Galantucci, ma la sua conclusione finisce fuori. Ottima occasione per il Sambiase al 36esimo. Lio verticalizza per Galantucci, il numero 9 calcia ma Ramon non respinge. Arriva a ruota Mandarano che alza troppo il tiro e l'azione sfuma. Al rientro dopo l'intervallo il gioco langue e per vedere un'azione degna di nota bisogna aspettare il 21esimo, quando Lio calcia da fuori trovando sempre Ramon sulla sua strada. Ci prova anche De Pantis dalla distanza, ma la conclusione è fuori di poco. E però il preludio al gol giallorosso. Punizione dai 30 metri e splendida esecuzione di Lio. Questa volta Ramon non può nulla se non raccogliere il pallone in fondo alla rete. Il resto è Sambiase che controlla e Rossanese che non riesce più a creare grandi occasioni.